facciamo tutto, tutto nuovo, tutto bello, tutto nuovo, tutto bello. Non è che non si fa niente, dico, si lavora. Ma che io ne ho la di testa perché la mano è qui. Stiamo togliendo questa vernice che copriva il marmo, guarda il marmo che bello. Molto bello, prima era coperto. Ti rendi conto che sono i pezzi più belli con più venature, le avevamo messi all'entrata perché facevano più figura. Se guardi gli altri non sono venati come te. Questi sono i più belli, i più rosa. E li ha piccati. Certo. Allora, i lavori procedono bene, l'infopoint è praticamente terminato, abbiamo ripulito le porte, scrostato i marmi, ridipinto tutto, rifatto le cornici, l'illuminazione. Stiamo finendo di risistemare le porte fuori, abbiamo tolto tutta la vernice con le tag, eccetera, abbiamo ritirato fuori la venatura delle porte, stiamo trattando con il vetrificatore che protegge la porta, ma la lascia come fosse legno grezzo, sono un po' più bella. Il ritmo è serrato perché lo decido io, che sveglio la mattina tutti. No, ormai ci si sveglia tutti da soli, alle 10 si cominciano i lavori, si va avanti fino al tardo pranzo, si sta rimbiancando il cinema teatro, rimbiancando e rinnerando, dipende dai giorni e dagli orari. Però è bello perché girano persone di tutti i tipi, persone che non hanno mai magari fatto lavori manuali, si mettono in gioco e imparano. Ma anche sono arrivati due ragazzi tedeschi, ogni tanto passa qualcuno così a caso che ci vede lavorare e chiede se abbiamo bisogno di una mano. È bello, venite a lavorare, che c'è da lavorare. Caldo. Funziona. Tutto funziona. Una ventina, cazzo, ho perso la scommessa, mi tocca sposarmi adesso. Ho commesso due donne assieme, questo è il problema. Era una cosa interessante che stiamo riuscendo a fare con le poche risorse che ci sono, un intervento alla fine molto passionale, cioè tutte le persone sono riuscite a distribuirsi in maniera equa nei vari lavori. Abbiamo piccole squadre che si occupano di una sgrassatura iniziale di tutte le varie parti che vanno rimosse, sia sulla parte lignea sia sui ferri. Poi adesso piano piano abbiamo anche scrostato delle parti che erano pericolanti a livello di intonaci. E la cosa divertente è che nonostante nessuno di noi abbia mai fatto questo tipo di attività con poche competenze e con persone che invece hanno voluto condividere questa cosa, riusciamo penso in giro di veramente poco a fare dei grossi interventi. Poi ovvio, per fare un lavoro adeguato serviranno ancora un mese o due di lavoro. Però per il poco tempo che è iniziato questo processo è stato più che ottimale. Io spero che entro settembre, ottobre, siamo riusciti anche a intervenire sul tetto, ovvio lì è una cosa un pochino più, non dico complicata, ma più intensa come lavoro, e quindi dovremo organizzarci con le forze più che altro. A livello di soluzioni ne abbiamo già valutate tante, ma anche questo è dato soprattutto dalla forza e dall'impegno che ci mettiamo. La risposta per essere agosto, per essere a Milano, penso che è ottima. Ottima internamente, ottima anche esternamente, perché appunto essendo noi tutti persone diverse, invece qua è bello che ci stiamo unendo in una forma, che dando una forma a intervenire su ste palazzo, questo è stupendo. Vorrei che fossimo un pochino di più e un pochino meno stanchi, però è troppo divertente, è un gioco, è come partorire un figlio stare qua a giocare con questo palazzo. Sono venuti vari ricercatori, professori da varie università, perché il periodo in cui è stato costruito comunque erano pochi gli ingegneri che lavoravano in cemento armato a Milano. L'unica cosa che non siamo ancora sicuri di chi sia, sia il Politecnico e sia professori che si occupano di archivisti che stanno cercando di tentare di capire chi sia progettista di questo luogo. Ovvio che negli archivi qualcosa c'è, però per il momento appunto dovremo aspettare settembre, ottobre per questa cosa. Poi nella terza palazzina, conservato malissimo,
nel loro scantinato c'è tutta una parte di un archivio storico in cui possiamo trovare addirittura i bandi di progettazione di questo luogo. Un peccato, perché sarebbero da recuperare e restaurare. E anche al suo interno abbiamo trovato un po' di documentazione inizio secolo riferita però alle varie proposte di progetto, non ancora il progetto originale dell'immobile. Ma questo posto, come tantissimi altri, mettiamola così, volumi monetari che esistono all'interno di un territorio, quando finiscono la loro funzione di produzione vengono tipo accantonati perché hanno un valore che è comunque volumetrico nel campo dell'edilizia. Poi che marcisca o non marcisca, lui vorrà sempre, che è un volume edificatorio. Ovvio che come questa situazione ne troviamo tantissime altre nella città di Milano e fanno parte della classica speculazione che avviene tra amministrazione e privati, o tra privati e privati, o tra pubblico e pubblico. Poi, a prescindere da ciò, c'è anche un valore storico, cioè questo però viene considerato molto meno sia dalle amministrazioni che dalle varie proprietà che si susseguono, che sono le società che lo tengono. Questo è un peccato. Come la vedo? Oh, mi piace un sacco, è un'esperienza incredibile, Summer Camp spacca il culo, cioè venite tutti perché è stupendo, cioè, boh, non so neanche descrivere la sensazione che...